Ore 19:59. Stati Uniti e Unione Sovietica tracciano il bilancio di 10 anni di sicurezza e cooperazione in Europa. Cambiano gli accenti di Schulz e Shevardnadze, ma restano le divergenze. Domani al Senato il dibattito sulla verifica di governo. Prima il mini rimpasto, riunite le direzioni dei partiti della maggioranza. I repubblicani non parteciperanno al consiglio di amministrazione della RAI. Sul processo di Napoli, Craxi, che ha ricevuto socialisti e radicali, esprime la massima fiducia nei giudici e nella loro piena indipendenza. Le udienze aggiornate al 2 settembre per consentire di parlare agli avvocati difensori. Le indagini a Palermo sull'assassinio del commissario di polizia. Giuseppe Montana era sulle tracce dei capi mafia corleonesi. Dopo alcune ore drammatiche per un guasto ad uno dei motori, la navicella spaziale Challenger sta svolgendo la sua missione in orbita attorno alla Terra. Buonasera. Mentre tra Casabianca e Cremlino è cominciato un sottile gioco di fioretto su quale sia la migliore strada, la strada più facilmente praticabile per arrivare ad un disarmo nucleare, a Helsinki i ministri degli esteri americano e sovietico hanno polemizzato a distanza. Shevardnadze giocando sul tavolo militare, Schulz ricordando i dissidenti rinchiusi in Unione Sovietica ad onta degli accordi di Helsinki di cui oggi si festeggia il decennale. Le celebrazioni di Helsinki mettono in chiaro, se ce ne fosse ancora bisogno, il fossato tra le speranze un po' ingenue di 10 anni fa e la realtà. Le divergenze tra Est e Ovest sono sempre le stesse, filosofiche, dunque ideologiche, dunque politiche. Ma nella foto di famiglia prevale la cordialità, cordiale anche l'incontro tra i due protagonisti, Schulz e Shevardnadze. In precedenza il sovietico aveva squalificato le proposte di Reagan e l'americano, a sua volta, aveva liquidato con poche battute la moratoria proposta ieri da Gorbaciov. In giornata il primo confronto a distanza. Schulz è stato duro nel tono, ha letto un elenco lungo 4 pagine di violazioni dei diritti umani da parte dell'Unione Sovietica, ha ricordato la divisione da lui definita artificiale, brutale, ma non irreversibile dell'Europa. Tuttavia, paragonato con altri interventi dello stesso Schulz, questo di oggi appare più moderato. Non è ovviamente un caso, si va verso il vertice Reagan-Gorbaciov. Di questo vertice, ha detto Schulz, gli Stati Uniti sono pronti a cogliere l'occasione impegnandosi con coraggio e con buona volontà politica. Sono rimasti delusi coloro che attendevano accenti nuovi nel discorso di Shevardnadze. Il suo è stato un esercizio di pura routine. Avrebbe potuto essere pronunciato da Gromyko o da ogni altro dirigente sovietico 20, 10 o 5 anni fa. Shevardnadze evita le punte polemiche, dice in sostanza sbaglia chi vorrebbe trattare da posizioni di forza con l'Unione Sovietica che si batte per la riduzione degli armamenti. Di fronte a grossi compiti interni l'Unione Sovietica ha bisogno della pace, mentre viceversa, secondo Shevardnadze, gli americani vogliono trasferire la corsa degli armamenti nello spazio. In merito alle accuse nel campo dei diritti umani, Shevardnadze dice che il suo paese non permetterà alcuna interferenza negli affari interni e basta.
Certamente domani l'incontro a quattro occhi tra i due sarà molto più interessante. Se Shevardnadze è pronto ad affrontare la vecchia volpe Schulz, Shevardnadze è ministro degli esteri da sole 4 settimane, si dovrà parlare dell'agenda del vertice Gorbaciov-Reagan senza alcun tono propagandistico. Continua domani anche la seduta plenaria, fra gli altri parlerà anche Andreotti. Siamo alla politica interna, la verifica arriva in Parlamento. Domani mattina il Presidente del Consiglio Craxi si recherà al Senato, cioè a Palazzo Madama, e lì esporrà i risultati, le conclusioni della verifica che c'è stata fra i 5 partiti per rilanciare l'azione del governo. Una nota di Palazzo Chigi fa sapere stasera che l'intervento del Presidente del Consiglio sarà composto di 34 cartelle, sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio si aprirà un dibattito e si concluderà con la richiesta da parte del governo di un voto di fiducia. Poi venerdì replica alla Camera. Intanto domani mattina, prima di andare a Palazzo Madama, si farà probabilmente il piccolo rimpasto. Zanone dovrebbe assumere il dicastero dell'ecologia, Fortuna quella della politica comunitaria. La vigilia del dibattito parlamentare ha visto riunite le direzioni dei 4 partiti della maggioranza, esclusi i socialdemocratici, che riuniranno la loro direzione domani mattina per ratificare in pratica le intese del vertice. E c'è stata anche una inattesa novità, quella dei repubblicani, che hanno annunciato di non partecipare al nuovo consiglio di amministrazione della RAI, dando seguito alla riserva politica già espressa da Spadolini al vertice, che si occupò, come ricorderete, della regolamentazione dell'emittenza pubblica e privata. È una presa di distanza sulle cui motivazioni torneremo più avanti. Intanto c'è da dire che alla direzione DC De Mita ha riferito sui risultati della verifica. Giudizio positivo, perché sono stati raggiunti 2 obiettivi, dice il segretario democristiano, quello del rafforzamento dell'alleanza e di una maggiore efficienza dell'azione del governo. Il banco di prova, dice De Mita, sarà la legge finanziaria e su questo la democrazia cristiana non si tirerà indietro, ma intende dare tutto il suo contributo politico e propositivo perché è in gioco il risanamento dell'economia del paese. Un altro dato importante emerso dal vertice, sempre a giudizio di De Mita, la questione delle giunte pentapartite laddove i numeri lo consentono. Il segretario della DC ha spiegato che questa richiesta non è nata per una volontà, come dire, spartitoria della DC, bensì dalla convinzione che questa soluzione, cioè portare le giunte pentapartite là dove è possibile farlo, è legato questo discorso al rafforzamento dell'alleanza A5. La verifica, a giudizio dei socialisti, è stata importante e utile e ne sono scaturiti orientamenti positivi in tutti i campi. Questa valutazione complessiva è stata fatta stamani da Martelli, intervenuto in direzione dopo il segretario, appunto, che vedete nelle immagini, il segretario Craxi. Nel comunicato finale approvato dalla direzione è stato confermato il pieno impegno del PSI nella nuova fase politica di governo che si apre per l'attuazione degli impegni programmatici a partire dalla legge finanziaria. E proprio sui nodi del risanamento economico e finanziario, il Partito Socialista chiede il massimo di coesione e di concordia nella maggioranza in Parlamento. Perciò, ha concluso Martelli, l'appuntamento è per l'autunno con la legge finanziaria. A giudizio dei liberali, c'è stata anche la direzione dei liberali, la verifica programmatica costituisce un punto di partenza per dare maggiore forza e prospettiva all'azione del governo e deve aprire una nuova fase del rapporto di collaborazione fra i 5 partiti senza pregiudiziali né protagonismi. È stato lo stesso segretario Biondi a sottolineare questa valutazione complessiva, accompagnata anche da 2 rilievi. Primo, che a settembre i liberali vigileranno perché le azioni necessarie per risanare l'economia, anche se impopolari, non vengono disattese. E inoltre i liberali esprimono insoddisfazione sulle trattative per le giunte e dicono che a fronte di un loro reale impegno per il pentapartito vi sono tentazioni privilegiate, mentre il Partito Liberale non accetta ruoli da comprimario né posizioni aggiuntive. Si chiede perciò un chiarimento senza del quale il Partito Liberale dice che trarrà le dovute conseguenze. E veniamo alla direzione repubblicana dove, come vi dicevo, il fatto rilevante è stata appunto la decisione di non partecipare al consiglio di amministrazione della RAI. Nel documento approvato si spiegano i motivi. Il compromesso raggiunto in sede di verifica, dicono i repubblicani, non garantisce la libertà di stampa a causa degli elevati livelli di pubblicità ripartiti tra TV pubblica e quelle commerciali. In sostanza il vincolo dei 600 miliardi per il 1986 per la pubblicità Rai TV appare già contraddetto dalle valutazioni degli introiti reali. Quanto alla parte politica, il Partito Repubblicano torna a ripetere preoccupazione per la situazione economica e finanziaria.
Dunque, alla presa di posizione dei repubblicani, sulla Rai TV c'è una replica della Democrazia Cristiana da parte del responsabile del settore delle comunicazioni di massa, Bubbico. Dice in sostanza Bubbico che gli accordi presi dalla maggioranza per la pubblicità per l'85 devono essere tradotti in un voto della Commissione di Vigilanza che assicuri così alla Rai le entrate necessarie e garantisca certezze all'intero sistema e che per il 1986 si assuma un deliberato che tenga conto della proposta fatta dal ministro Gava. Bubbico sollecita poi l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI in una visione, dice, non spartitoria ma istituzionale. La DC ritiene che entro il 31 dicembre si debba approvare la legge sul sistema radiotelevisivo e per quanto riguarda poi le preoccupazioni di cui vi dicevo sollevate da Spadolini, la DC, coerentemente a quanto detto stasera da De Mita in direzione, si impegna a definire operativamente la proposta di assicurare un'adeguata parte di pubblicità alla carta stampata per garantirne l'indipendenza. C'è infine anche una presa di posizione comunista con Occhetto e Veltroni, con cui criticano la situazione di stallo in cui si trova il sistema informativo radiotelevisivo e mettono in dubbio i comunisti i risultati della verifica in questa materia. E abbiamo concluso dal Montecitorio. Domani mattina il TG1 trasmetterà in diretta dal Senato il discorso del Presidente del Consiglio Craxi sulla verifica di governo. Il collegamento con Palazzo Madama comincerà a mezzogiorno. Il Presidente del Consiglio ha chiuso con una dichiarazione distensiva la polemica nata dalla richiesta di socialisti e di radicali di aprire un'inchiesta parlamentare sul fenomeno della Camorra, in particolare sul processo di Napoli, nel quale è giudicato anche Enzo Tortora. Nutro la massima fiducia nei magistrati chiamati a giudicare nel processo di Napoli, ha detto Craxi dopo aver incontrato Martelli e Negri, e sono certo che essi, che questi magistrati, concluderanno il loro lavoro senza farsi influenzare dalle polemiche in piena indipendenza di giudizio. Craxi ha rinviato alla Commissione parlamentare antimafia la competenza a formulare proposte che rendano più incisiva l'azione dello Stato, assicurando la disponibilità del governo ad accogliere tutte le iniziative parlamentari per potenziare la lotta alla grande criminalità. All'uscita dell'incontro con Craxi, Clemente Mimun ha avvicinato il vice segretario socialista Claudio Martelli. Abbiamo esposto al Presidente del Consiglio l'opinione della Commissione di Giustizia dei socialisti e il quaderno bianco, un libro bianco dei radicali che hanno tratto spunto dalla compressione dei diritti della difesa degli imputati nella vicenda del processo alla nuova Camorra organizzata e dal caso Tortora, allargando la nostra preoccupazione e riflessione ai problemi dell'ordine pubblico a Napoli, già che la Camorra fa più morti oggi di quanti ne facessi prima di questa grande retata, ai problemi di una garanzia costante dei diritti degli imputati e della difesa che non possono essere sottomessi a dichiarazioni senza riscontri probatori di pentiti già condannati in precedenti processi, come il caso appunto dei pentiti che accusano almeno una parte degli imputati qui a Napoli. Gli abbiamo prospettato la nostra preoccupazione per la sicurezza di questi pentiti, che deve essere garantita efficacemente dagli organi dello Stato, nonché per la sicurezza dei magistrati impegnati coraggiosamente sul fronte della lotta contro la Camorra. Infine abbiamo sollecitato un'iniziativa parlamentare che, collocata nell'ambito delle commissioni antimafia e anticamorra già esistenti, oppure con nuova formula, possa tuttavia impegnare, come del resto prevedeva proprio la legge La Torre Rognoni, possa impegnare il Parlamento in questa azione di accertamento della congruità, della possibilità dei pubblici poteri ad ogni livello di svolgere efficacemente la loro lotta contro la mafia, la Camorra e l'Ndrangheta. La polemica sul caso Tortora ha messo a rumore anche oggi il mondo politico. Stamattina era in programma un incontro tra le segreterie socialiste e socialdemocratica. Il PSDI fa sapere che tra le ragioni del rinvio c'è il dissenso sulla proposta socialista di costituire appunto una commissione d'inchiesta. Tra i democristiani, il ministro dell'Interno Scalfaro ha espresso totale fiducia e solidarietà alla magistratura, mentre Gargani, responsabile del partito per i problemi della giustizia, definisce assurda l'iniziativa socialista e radicale. Dice il segretario Missino Servello è soddisfatto della presa di distanza di Craxi dalla proposta di Martelli, mentre il vice segretario liberale Patuelli, favorevole a garantire l'indipendenza della magistratura, propone una commissione d'inchiesta sull'intero fenomeno della Camorra. Dopo l'incontro Craxi-Martelli-Negri, dice il leader di Democrazia Proletaria Capanna, la marcia indietro di socialisti e radicali è totale ed è opportuna.
c'era Lietanari. L'avvocato della Valle, difensore di Tortora, ha parlato per complessive 9 ore tra sabato e stamattina, ha terminato con un interrogativo rivolto ai giudici. Noi abbiamo paura per voi, perché non vorremmo che un giorno lontano risuonasse nelle vostre coscienze quel dubbio: e se Tortora fosse innocente? Un applauso scrosciante è partito dai detenuti in gabbia. Della Valle è andato a ringraziare. Nessuna eco apparente in aula di tante prese di posizione di politici e di magistrati su questo processo. Tuttavia, il processo slitta al 2 settembre. Anche oggi in aula c'era Enzo Tortora, c'era Marco Pannella, c'era al suo fianco la figliola di Tortora, Silvia. L'arringa di Della Valle ha avuto due obiettivi. Smontare l'accusa del pubblico ministero, Marmo, che ha chiesto per Tortora 13 anni di carcere, e soprattutto dimostrare che i pentiti accusano per loro interesse. Pandico accusa per odio personale, forse un complotto. Per Della Valle, Andrea Villa non sarebbe mai stato il braccio destro di Turatello e non avrebbe quindi visto insieme a colazione, alla vecchia Milano, Tortora e Turatello. Avrebbe in parte influenzato anche nell'uso Andrea Villa. Gianni Il Bello, per l'avvocato Della Valle, fa confusione sulle date della presunta consegna di droga a Tortora. In quel periodo Melluso, dice l'avvocato Della Valle, sarebbe stato in carcere. Sganzerla non era in grande confidenza con Turatello. Turatello non può avergli detto Tortora è dei nostri. Di fronte alla maratona dei difensori di Tortora, molti detenuti si sono lamentati per la brevità degli interventi dei loro difensori. Troppi avvocati iscritti a parlare oggi e domani. Si riprenderà il 2 settembre. Parlerà Siniscalchi, difensore di Califano. Il cantante agli arresti domiciliari potrà però cantare in pubblico anche in agosto. Il 6 settembre parlerà l'altro difensore di Tortora, D'Allora. Camera di Consiglio il 9 di settembre. Per evitare un mese di carcere in più alle 35 persone per le quali il pubblico ministero Marmo ha chiesto la soluzione, domani si deciderà su eventuali arresti domiciliari. Su questo processo di Napoli devono registrarsi ancora delle polemiche. Alle accuse rivolte dal deputato radicale Pannella ad alcuni cronisti giudiziari replica il presidente dell'Ordine dei giornalisti Guido Guidi, che definisce queste affermazioni generiche e disinvolte. Secondo Guidi si tratta di un modo di comportarsi strumentale e intimidatorio che getta ombra su tutto il giornalismo italiano e che intende condizionare il libero esercizio della professione senza dare ai colleghi chiamati in causa gli strumenti per difendere la propria dignità. Sono le uniche immagini del commissario Beppe Montana ucciso dalla mafia domenica sera sul molo di Porticello. Risalgono al 3 giugno di 2 anni or sono e lo ritraggono, lo vediamo con gli occhiali da sole e la sigaretta in bocca, durante l'operazione che portò alla scoperta in un cunicolo sotto l'autostrada Palermo-Catania di un ingente deposito di armi. Al di là del riservo che circonda il lavoro degli inquirenti, si sa che le indagini hanno imboccato una pista ben precisa. Dopo il blitz di Bonfornello di mercoledì, che portò all'arresto di 8 elementi delle cosche di Prizzi e Villabate, il giovane funzionario stava organizzando la cattura di un pericoloso latitante corleonese. Montana si era recato per questo nel massimo riservo a Campo Felice di Roccella. Da qualche tempo il commissario aveva nel mirino il potente clan dei corleonesi, che ha assunto una posizione predominante in tutta la Sicilia occidentale. Clan che ruota intorno a bosses come Bernardo Provenzano, Salvatore Riina, Brusca, elementi latitanti da oltre 20 anni e dei quali non si conosce neppure il volto, un'immagine per ancorare a qualcosa di concreto le indagini. Una cosca che ha sempre risposto colpo su colpo in maniera spavalda e arrogante all'offensiva dello Stato. Dopo la scoperta del covo di via Pecori Giraldi a Palermo con 4,5 kg di eroina e la cattura di Antonino Marchese, nel 79 fu ucciso il capo della mobile Boris Giuliano. Dopo l'arresto di Giacomo Riina fu eliminato a Monreale il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Ora la vendetta è ricaduta su Beppe Montana, un investigatore che si era segnalato per la sua abilità, per il suo fiuto nello scovare i mafiosi.